Un saluto ragazzi, benvenuti e bentornati ad un nuovo appuntamento qui con me, Chef Fabio, nella Cucina per Tutti. Oggi vogliamo fare insieme un lievitato. Che cosa? Un'ottima focaccia soffice. Sono certo che vi piacerà. Se siamo curiosi di vedere gli ingredienti, quindi come sempre seguitemi, i fornelli ci aspettano, anzi in questo caso il forno e l'impastatrice. Io sono Chef Fabio, mettiamoci al lavoro. Allora amici, vi faccio fare i panificatori oggi. Allora andiamo ad elencare quali sono gli ingredienti. Io utilizzo due tipi di farine perché c'è da spendere veramente due parole per questo tipo di impasto. Allora ci serviranno 100 g di farina 00, la classica farina 00 che noi utilizziamo per le altre preparazioni. Poi ci serviranno 150 g di farina Manitoba. Cos'è la farina Manitoba? Fondamentalmente la farina Manitoba è una farina zero che ha una forza superiore ai 320 V. Cosa sono questi valori? Sono praticamente valori che indicano il tempo di lievitazione che una farina può sopportare. La Manitoba ci servirà per fare una lievitazione lunga, perché ovviamente la focaccia, per essere soffice, ha bisogno di una lievitazione lunga. Quindi 150 g di farina Manitoba, 100 g di farina 00. Poi ci serviranno per l'impasto 80 ml d'acqua, 45 ml di latte, poi ci servirà 7 g di sale. Questo che cos'è? Questo è uno sciroppo di agave. Fondamentalmente l'agave va a sostituire il malto d'orzo che viene utilizzato in panificazione. Io qui ne ho messo un pizzico, non l'ho pesato, mettetene anche voi un pizzico insomma. Poi che cosa facciamo? Abbiamo bisogno di fare il nostro lievito. Non lo mettiamo direttamente il lievito di birra, che sono 7 g all'interno dell'impasto e degli altri ingredienti che vi ho elencato. Noi andiamo a creare un altro piccolo impasto che facciamo lievitare. Allora, ci serviranno 40 g di farina 00, farina normale, 20 g di acqua, quindi andiamo a fare un'idratazione del circa il 50% e poi, come abbiamo detto, 7 g di lievito di birra. Andiamo subito a fare a mano questo piccolo impasto, lo facciamo riposare, lo facciamo lievitare. Una volta che ha raddoppiato il suo volume, ora andiamo a vedere, lo possiamo andare a incorporare con il resto degli ingredienti e fare quindi un impasto unico. Andiamo a vedere insieme ragazzi come preparare una focaccia davvero soffice. Allora benissimo, io il lievito non lo faccio sciogliere nell'acqua, vado però a inserire direttamente gli ingredienti in una piccola ciotola. Metto il lievito, l'acqua, allora tengo sempre un pochino d'acqua e di farina di scorta qui vicino a me, perché ovviamente se l'idratazione risulta scarsa noi andremo a utilizzare un po' d'acqua in più, se invece è abbondante ci andremo a mettere un pochino di farina. Andiamo insieme a impastare a mano. Io mi sto accorgendo che l'impasto è appena appena duro, quindi vado a mettere un pochino di acqua, non molta ovviamente. Tra l'altro, giusto per farvi comprendere anche come il clima va a influire sugli impasti e sui lievitati e quindi sull'idratazione, oggi fuori è una giornata ventosa, quindi evidentemente è asciutto, non è molto umido. Di conseguenza che cosa succede? La nostra idratazione risulterà scarsa e quindi ci andiamo ad aggiungere un pochino d'acqua. Perfetto, prendo il nostro impasto che ha assorbito bene i liquidi e lo vado a lavorare sul tavolo, vedete? Lo continuo a lavorare per bene. Se avrete bisogno di un po' di farina perché si appiccica troppo, non fatevi problemi, mettetela. Allora, è passata circa un'ora da quando abbiamo messo a lievitare la nostra pasta lievitante e guardate, il volume, come potete vedere, è raddoppiato. Quindi andiamo a inglobare questo lievitino all'interno dell'impasto e vediamo come fare. Utilizziamo per l'impasto un'impastatrice dove vado ad attaccare il gancio per l'impasto. Quindi metto prima le farine, poi prendo l'acqua,
il latte, andiamo a mettere anche il sale e, vi ricordate, il nostro sciroppo di agave. E per ultimo andiamo a mettere il nostro lievito, la nostra pasta lievitante. Ok, dopo aver messo tutti gli ingredienti nella nostra boule, accendiamo l'impastatrice a velocità 1 e cominciamo l'impasto a far impastare, a far inglobare per bene tutti quanti gli ingredienti per circa un paio di minuti. Vado a mettere a velocità 2 e lascio impastare per circa 10 minuti. Abbiamo spento l'impastatrice, ora apriamo. Come potete vedere, non si appiccica alle mani l'impasto perché è stato lavorato bene, non c'è bisogno di ulteriore farina per lavorarlo. Ora noi lo andiamo a prelevare, gli facciamo una piccola lavorazione a mano su un piano e lo riponiamo di nuovo nella boule per la prima lievitazione. Come vi dicevo prima, una lavorazione fatta bene vi permetterà di avere un impasto non appiccicoso alle mani e vi darà la possibilità di non mettere farina anche sotto al piano. Quindi noi cosa andiamo a fare? Noi andiamo a prendere il nostro impasto, che come vediamo è bello morbido, si è impastato bene, l'acqua è stata assorbita tutta dalla farina. Vi dico che abbiamo lasciato lavorare l'impastatrice per circa 15 minuti. Noi ora andiamo a chiudere la parte sotto, formiamo una bella palla, ecco, vedete, in questo modo, tiriamo un paio di colpi, riprendiamo la nostra boule, riponiamo dentro il nostro impasto e facciamo lievitare in questo modo per circa un'ora, un'ora e mezza. Ragazzi, io vi consiglio una cosa prima di mettere il nostro impasto a lievitare. Allora, noi ci bagniamo le mani con un pochino di olio d'oliva, in questo modo, vedete? Le sfreghiamo per bene, riprendiamo il nostro impasto e vedete, andiamo sulla superficie a irrorare con il nostro olio. Cosa servirà questo? Beh, innanzitutto prenderà un po' l'aroma anche dell'olio, ma permetterà durante la lievitazione di non far seccare la pasta, di non fargli fare quella brutta crosticina sulla superficie. Noi rimettiamo all'interno della boule il nostro impasto, strofinaccio umido, chiudiamo, come abbiamo detto, un'ora e mezza circa nel forno tiepido a circa 40-45 gradi. Siamo quasi in fase terminale di lievitazione. Ora io prendo una bella teglia rotonda, ci vado ad aggiungere un pochino d'olio d'oliva e la vado per bene a cospargere d'olio sia sul fondo ma anche sui lati. Mi raccomando, anche per bene sui lati, perché quando la nostra focaccia, quando il nostro impasto comincerà a lievitare, non si andrà ad attaccare e questo olio rimarrà, oltre che per la seconda fase di lievitazione, anche per la cottura. La vera fase di lievitazione è quella che inizia ora, ovvero dopo che noi togliamo dalla boule il nostro impasto, lo andiamo a mettere nella teglia che, come vi ho fatto vedere prima, abbiamo cosparso d'olio. E noi cosa andiamo a fare? Andiamo a prendere la nostra focaccia, il nostro impasto non ancora pronto, e lo andiamo ad aprire fino a raggiungere i lati quasi della nostra teglia. Siamo quasi giunti alla fine della nostra seconda lievitazione, ovvero quella definitiva. Io mi sono munito, vi insegno un segreto, di questo dosatore per ketchup maionese, no? Cosa ho fatto? Questo è un po' il segreto per rendere la vostra focaccia molto simile a quella genovese. Ho preso un goccio d'acqua e un goccio d'olio. Questo servirà quando andremo a creare i nostri fori, i nostri buchi sulla focaccia. Questo noi cosa facciamo? Glielo mettiamo sopra. Però chiudiamo in questo modo, dopo che abbiamo messo l'acqua e il nostro olio, e andiamo a fare questa sorta di emulsione. È passata circa 1 ora e 20 da quando abbiamo messo la nostra focaccia a lievitare. Ora io cosa faccio?
vado a fare con le dita dei buchi, come vedete è ben lievitata. Cosa facciamo? Gli facciamo fare un'altra lievitazione di circa 30-40 minuti. Benissimo, noi tiriamo fuori la nostra focaccia, vedete, ben lievitata. La mettiamo qui sul tagliere e nel frattempo richiudiamo il forno, accendiamo a 200 gradi, vedete? E ora andiamo a mettere la nostra emulsione sull'impasto. Mettiamo l'emulsione sull'impasto. Nel mentre che il forno si scalda, io vado a prendere, ho preso, vedete, un po' di sale grosso, glielo andiamo a mettere sulla superficie del nostro impasto. Come vedete, il forno ha raggiunto temperatura. Ora noi lo apriamo, andiamo a prendere la nostra bella focaccia e la andiamo a riporre al centro del forno. Chiudiamo e facciamo cuocere per 15 minuti. Un quarto d'ora è passato. Ora andiamo a vedere un po' come sta cuocendo la nostra focaccia. Beh, c'è da dire che si sta facendo davvero per bene. Vedete? È salita. Noi però la lasciamo altri 2-3 minuti. Così facciamo ultimare la cottura. Ok, la nostra focaccia è finalmente pronta. Ora la andiamo a mettere qui sopra. Io prendo un canovaccio e la lascio riposare così al caldo subito dopo averla tirata fuori dal forno per 5 minuti. Io ho preparato la teglia con sopra la griglia in questo modo. Che cosa ci servirà? Allora, noi tiriamo via il canovaccio, andiamo a prendere la nostra focaccia che come vedete è già bella morbida e ha cotto bene anche sul lato inferiore. Noi la mettiamo qui affinché l'aria passi sotto e lasci asciugare il resto dell'umidità che ovviamente è naturalmente all'interno della nostra focaccia. Ma comunque noi facciamo in questo modo. Per tenerla morbida, gli rimettiamo sopra il canovaccio e la lasciamo riposare in questo modo finché non si sarà raffreddata. È passato il tempo necessario al riposo della focaccia, ora noi andiamo a tagliarla e la mettiamo su un bel tagliere da aperitivo per fare la nostra merenda, visto che sono le 5 del pomeriggio. Andiamo con la prova dell'assaggio. Bene ragazzi, come promesso andiamo con la prova dell'assaggio. Beh, vi avevo detto che erano le 5 del pomeriggio, quindi ovviamente io mi sono messo comodo insieme al mio amico Aaron qui ad assaggiare la focaccia. Allora, innanzitutto vediamo, davvero è bella soffice. Quell'emulsione che abbiamo fatto ha reso i buchi bianchi, morbidi, proprio come una vera focaccia genovese. Quindi la andiamo ora ad assaggiare. È davvero ottima, è soffice, l'alveolatura è perfetta perché ha lievitato bene. Quindi ragazzi, provatela, ditemi come vi è venuta, lasciate qualche commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, attivate le notifiche perché così potete rimanere aggiornati su tutti quanti i video che vengono caricati sul canale. Dalla cucina per tutti, ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi, buona serata.